Benvenuti cari amici in questa nuova lezione di matematica con Andrea il Matematico. Oggi, dopo aver parlato di equazioni fratte, parliamo di equazioni fattorizzate. Quindi lo scopo praticamente è quello di leggere attraverso una scomposizione, quindi la mia equazione in questo modo, quindi fattore 1 in x per fattore 2 in x, puntini puntini per fattore k in x, e poi ponendo ogni fattore uguale a 0, applicando quindi la legge di annullamento del prodotto, quindi ponendo il primo fattore uguale a 0, troveremo ad esempio una soluzione di x, imponendo il secondo fattore di x uguale a 0, troveremo una seconda soluzione di x, imponendo il k-esimo fattore uguale a 0, troveremo la k-esima soluzione di x. Partiamo subito con qualche esempio che ci renda meglio l'idea. Il primo esempio che andiamo a vedere è x elevato alla quarta meno 8x elevato alla seconda più 16, tutto uguale a 0. Per risolvere questa equazione proviamo a sostituire al posto di x alla seconda un certo t, per cui x alla quarta sarebbe il quadrato di x alla seconda, cioè il quadrato di t, e quindi lo scriveremo come t alla seconda meno 8 per x alla seconda, cioè meno 8t, più 16 uguale a 0. Possiamo vedere in t alla seconda meno 8t più 16 un quadrato di binomio, infatti vedete che t alla seconda, il quadrato di t 16 può essere il quadrato sia di più 4 che di meno 4, però facendo meno 4 per t per 2 otteniamo proprio meno 8t. Quindi possiamo leggere questo trinomio come il quadrato di t meno 4, cioè t meno 4 alla seconda tutto uguale a 0. A questo punto, per trovare la soluzione di questa equazione, imponiamo proprio la base di questo quadrato, cioè t meno 4 uguale a 0, che significa scrivere x alla seconda meno 4 uguale a 0. Quindi se vado a scomporre x alla seconda meno 4 come una differenza di quadrati, trovo x più 2 per x meno 2 tutto uguale a 0, e quindi imponendo il primo fattore uguale a 0, cioè x più 2 uguale a 0, troviamo la prima soluzione di x, cioè x uguale a meno 2, imponendo x meno 2 uguale a 0, troviamo la seconda soluzione di x, cioè più 2, cioè alla fine x è uguale a più o meno 2. Vediamo il secondo esempio, quindi x elevato alla quarta meno 13x elevato alla seconda più 36, tutto uguale a 0. A questo punto quindi possiamo procedere in un modo analogo a prima, cioè chiamare x alla seconda uguale a t, e quindi x alla quarta ci viene t alla seconda, meno 13x alla seconda ci viene meno 13t, più 36 lo lasciamo uguale, tutto uguale a 0, e a questo punto quindi abbiamo praticamente un trinomio speciale di secondo grado dove il prodotto vale più 36, la somma vale meno 13, la coppia che ci dà come risultato 36 come prodotto e meno 13 come somma è meno 9 e meno 4, il che possiamo utilizzare questa coppia per scomporre questo polinomio, quindi t meno 9 per t meno 4 tutto uguale a 0. A questo punto, ritornando ancora alla scomposizione di prima, ritrasformo ancora t in x alla seconda, quindi ci viene x alla seconda meno 9 che moltiplica x alla seconda meno 4. X alla seconda meno 9 è una differenza di quadrati, quindi è un x più 3 per x meno 3. Idem per x alla seconda meno 4, che è ancora una differenza di quadrati, quindi è un x più 2 per x meno 2, tutto uguale a 0. Vedete che a questo punto sul lato sinistro ho fattorizzato in 4 fattori uguali a 0, pongo ognuno dei fattori uguali a 0. E a questo punto, quindi ponendo x più 3 uguale a 0, trovo x uguale a meno 3, x meno 3 uguale a 0, trovo x uguale a più 3, x più 2 uguale a 0, trovo x uguale a meno 2, x meno 2 uguale a 0, trovo x uguale a più 2. Quindi le soluzioni, le quattro soluzioni che ho trovato sono più o meno 2 e più o meno 3. Vediamo questo altro esempio, x elevato alla terza meno 2x elevato alla seconda meno x più 2 uguale a 0. In questo caso è un polinomio di terzo grado uguale a 0, quindi è un'equazione di terzo grado. Cerco quindi di scomporre questo polinomio, ad esempio applicando il fattore parziale. A questo punto, ad esempio, tra i primi due termini raccolgo una x, quindi x che moltiplica x meno 2. Tra gli ultimi due raccolgo un meno 1, quindi cambierò tutti e due i segni, quindi meno 1 che moltiplica x meno 2. Raccolgo il fattore comune che è x meno 2 e quindi metto nell'ultima parentesi tutto quello che mi rimane, quindi x del primo fattore meno 1 del secondo fattore, e quindi abbiamo x meno 2 che moltiplica x meno 1 tutto uguale a 0.
E a questo punto sono in una fattorizzata e quindi posso imporre praticamente che x-2 valga 0 e quindi trovo come soluzione x uguale a 2, x-1 uguale a 0, trovo come soluzione x uguale a 1. Vediamo il quarto esempio, se abbiamo x elevato alla quarta meno 2, cioè scusate, x elevato alla terza meno 2x elevato alla quarta, tutto uguale a 0. A questo punto posso procedere raccogliendo tra i due termini il fattore comune che è x elevato alla terza, e quindi abbiamo x elevato alla terza che moltiplica 1, che è quello che rimane del primo fattore, meno 2x, che è quello che rimane del secondo fattore, tutto uguale a 0. Quindi ho fattorizzato, pongo x alla terza uguale a 0, cioè una potenza vale 0 se la sua base vale 0, cioè in questo caso se x vale 0, e poi il secondo fattore uguale a 0, cioè 1 meno 2x tutto uguale a 0, che risolta, quindi meno 2x uguale a meno 1, cambio segno a destra a sinistra, divido tutto per 2 e quindi x uguale a 1/2. Vediamo questo quinto esempio, quindi se abbiamo x elevato alla terza meno 4x elevato alla seconda più 3x tutto uguale a 0, a questo punto che cosa posso fare? In primo luogo raccolgo il fattore comune a tutti e tre i membri della somma che è x. E quindi x che moltiplica, dal primo mi rimane x elevato alla seconda, del secondo, cioè di meno 4x alla seconda, mi rimane meno 4x, e poi del terzo, cioè di più 3x, mi rimane più 3. A questo punto vedo dentro la parentesi x alla seconda meno 4x più 3 è un trinomio speciale di secondo grado dove il prodotto vale più 3 e la somma vale meno 4, quindi la coppia che fa in modo che moltiplicato tra di loro ottengo più 3 e sommati tra di loro ottengo meno 4 è meno 3 meno 1, coppia che uso per scomporre questo trinomio, quindi x meno 3 per x meno 1, tutto che moltiplica x, a questo punto vado a porre uguale a 0 ogni fattore, quindi pongo il primo fattore uguale a 0, cioè x uguale a 0 e ho già trovato il primo valore di x. X meno 3 uguale a 0 diventa x uguale a 3 e questo è il secondo valore di x. X meno 1 tutto uguale a 0 mi dà come risultato x uguale a meno 1. Quindi le tre soluzioni sono 0, 1 e 3 ordinate. Vediamo questo sesto esempio, quindi x elevato alla terza più 2x elevato alla seconda meno 4x meno 8 tutto uguale a 0, quindi è un trinomio di terzo grado uguale a 0, quindi è un'equazione di terzo grado, quindi potenzialmente potremmo trovare tre soluzioni. Procedo in questo caso raccogliendo x alla seconda tra i primi due termini e meno 4 tra gli ultimi due. Quindi raccogliendo x alla seconda tra i primi due ottengo x del primo e più 2 del secondo. Raccogliendo meno 4 tra gli ultimi due, quindi ho meno 4 che moltiplica x e poi più 2. Più 2 perché chiaramente cambio i segni di tutti e due i termini. A questo punto il fattore comune diventa x più 2, lo raccolgo, quindi mi resta x più 2, del primo termine mi rimane x alla seconda e del secondo meno 4. A questo punto quindi mi rendo conto che x elevato alla seconda meno 4 è una differenza di quadrati, quindi cerco di scomporlo, quindi come x più 2 che moltiplica x meno 2. E quindi abbiamo x più 2 per x più 2 che posso scrivere come x più 2 tutto alla seconda, che moltiplica x meno 2 tutto uguale a 0. A questo punto, praticamente che cosa mi manca? Mi manca solo da imporre ogni fattore uguale a 0, quindi se prendo x più 2 tutto alla seconda e lo pongo uguale a 0, è come porre semplicemente x più 2, cioè la base uguale a 0, quindi x più 2 uguale a 0 mi dà come risultato x uguale a meno 2, se pongo il secondo fattore uguale a 0, cioè x meno 2 uguale a 0, trovo come risultato x uguale a 2, quindi più o meno 2 è la soluzione di questa equazione. Facciamo quest'altro esempio, quindi x elevato alla terza più x elevato alla seconda meno 9x meno 9 tutto uguale a 0, ricorro ancora al raccoglimento fattore parziale. Quindi tra i primi due termini raccolgo x alla seconda, quindi mi rimane x più 1. Tra gli ultimi due raccolgo un meno 9, quindi cambio i segni di entrambi e raccolgo chiaramente anche il 9 e quindi mi rimane meno 9 che moltiplica x più 1. Quindi raccolgo il fattore comune che è x più 1 tra i due termini della somma, quindi del primo mi rimane x elevato alla seconda e del secondo mi rimane meno 9, quindi questo x alla seconda meno 9 lo scrivo dentro una parentesi.
a questo punto x alla seconda meno 9 è una differenza di quadrati, quindi posso scomporlo in x più 3 per x meno 3, che moltiplica chiaramente ancora x più 1 che c'era all'inizio, tutto uguale a 0. E a questo punto quindi impongo ogni fattore uguale a 0, quindi x più 1 lo pongo uguale a 0 e mi esce come risultato x uguale a meno 1, x più 3 lo pongo uguale a 0 e mi esce che x è uguale a meno 3, x meno 3 è uguale a 0 e quindi mi esce che x è uguale a più 3. Vediamo ancora due esercizi, quindi numero 8, x elevato alla terza meno 2x elevato alla seconda meno 15x, tutto uguale a 0. A questo punto raccolgo il fattore comune che è la x, quindi x che moltiplica x alla seconda meno 2x meno 15, cioè tolgo una x a tutti i membri di questa somma, tutto uguale a 0. A questo punto nella seconda parentesi questo trinomio x alla seconda meno 2x meno 15 è un trinomio speciale di secondo grado dove il prodotto è meno 15 e la somma è meno 1. La coppia che mi dà questo prodotto e questa somma è meno 5 più 3 e quindi posso scomporre questo in x meno 5 per x più 3, chiaramente la x all'inizio la lascio come sempre, tutto uguale a 0. A questo punto, al solito, imponendo che ogni fattore valga 0, trovo le tre soluzioni, quindi dal primo fattore trovo x uguale a 0, dal secondo fattore, cioè x meno 5 posto uguale a 0, trovo che x è uguale a 5, dal terzo fattore, cioè x più 3 posto uguale a 0, trovo che x è uguale a meno 3. Vediamo quest'ultimo esempio, quindi 6x elevato alla terza meno 7x elevato alla seconda meno x più 2 uguale a 0. In questo caso non posso applicare procedimenti parziali o raccoglimenti a fattori comuni, non posso neanche vedere un cubo in questa cosa, non posso vedere due quadrati e qualcos'altro, quindi l'unico modo per poterlo scomporre è cercare di applicare il metodo di Ruffini. Per applicare questo metodo quindi devo cercare di avere il polinomio ordinato e completo. Prendo il termine noto, cioè 2, trovo tutti i suoi possibili divisori, cioè più o meno 1 e più o meno 2, e poi prendo il termine, cioè il coefficiente associato alla x di grado più alto, e prendo tutti i suoi possibili divisori, quindi più o meno 1, più o meno 2, più o meno 3 e più o meno 6. A questo punto, per cercare quale di questi fattori potrebbe essere inserito per poter eventualmente annullare questo polinomio di terzo grado, devo dividere quindi i divisori del 2, quindi più 1 meno 1 e più 2 meno 2, per tutti i divisori praticamente del 6, quindi se faccio 1 diviso 1 farà 1, 2 diviso 1 farà 2, quindi ottengo più o meno 1 più o meno 2, poi 1 diviso 2 fa un mezzo, 2 diviso 2 fa ancora 1, 1 diviso 3 fa un terzo, 2 diviso 3 fa 2 terzi, 1 diviso 6 fa un sesto, 2 diviso 6 fa ancora un terzo. Quindi in pratica la possibilità cade eventualmente su 12 fattori, più 1 e meno 1, più 2 meno 2, più un mezzo meno un mezzo, più un terzo meno un terzo, più 2 terzi meno 2 terzi, più un sesto meno un sesto, che sostituiti al posto della x potrebbero eventualmente annullare questo polinomio. Qui sono abbastanza fortunato perché se sostituisco subito l'1 trovo che si azzera tutto, quindi 6 per 1 alla terza meno 7 per 1 alla seconda meno 1 più 2 effettivamente fa 0, quindi posso subito riordinare tutti i coefficienti a partire dal grado maggiore, quindi 6 per x alla terza meno 7 per la x alla seconda meno 1 per la x e più 2, metto subito il fattore annullante che è 1, poi applico la legge di scomposizione di Ruffini. E a questo punto quindi abbasso il 6 sotto la linea, quindi 6 per 1 fa 6, lo riporto un attimino a destra in alto, meno 7 più 6 fa meno 1, meno 1 che moltiplica 1 fa meno 1, poi sommo meno 1 a meno 1, ottengo meno 2, meno 2 che moltiplica sempre più 1 uguale a meno 2, quindi meno 2 più 2, quindi più 2 meno 2 uguale a 0. E quindi a questo punto la scomposizione del polinomio è diventata 6x elevato alla seconda meno x meno 2, tutto che moltiplica x meno il fattore annullante uguale a 0. A questo punto o cerco di scomporre questo polinomio di secondo grado attraverso un prodotto somma, quindi prodotto meno 12, cioè 6 per meno 2 somma meno 1, oppure vado avanti ancora con Ruffini e quindi cerco di sostituire altri numeri sempre presi dalla tabella precedente che potrebbero sostituirmi, che inseriti all'interno di questo polinomio potrebbero annullare questo polinomio.
E quindi in pratica se io sostituisco, se provo, insomma faccio tante prove, sostituisco proprio questo meno un mezzo, mi accorgo che pi di meno un mezzo, cioè 6 per meno un mezzo alla seconda, meno un mezzo, meno 2, fa proprio 0. Quindi meno un mezzo è un altro fattore annullante di questo polinomio e quindi anche del primo polinomio. E quindi in pratica i coefficienti che mi servirebbero sarebbero 6, meno 1 e meno 2, ce li ho già scritti, quindi posso tagliare fuori il termine noto e allungare la tabella di Ruffini, inserire proprio il fattore annullante che è meno un mezzo, e quindi abbasso il 6, 6 che moltiplica meno un mezzo fa meno 3, lo riporto sul lato destro in alto, meno 1 meno 3 fa meno 4 per un mezzo fa più 2, meno 2 più 2 fa 0 e quindi abbiamo trovato insomma la scomposizione finale di questo polinomio. A questo punto la scomposizione di tutto il nostro polinomio è 6x meno 4 che moltiplica x meno un mezzo, quindi x più un mezzo, che moltiplica x meno il primo fattore annullante, quindi x meno 1, tutto uguale a 0. E quindi imponendo ogni fattore, quindi 6x meno 4 uguale a 0, avrei 6x uguale a 4, quindi x uguale a 4 sesti, cioè x uguale a 2 terzi, che sarebbe una soluzione. X più un mezzo uguale a 0, trovo x uguale a meno un mezzo. X meno 1 uguale a 0, cioè il terzo fattore uguale a 0, trovo x uguale a 1. Vi faccio notare in questo caso che meno un mezzo e 1 erano, che sono soluzioni di questa equazione di secondo grado. Sono anche quei fattori di Ruffini che inseriti all'interno del polinomio rendevano zero il polinomio stesso. Dopotutto io dovevo trovare proprio i valori di x che risolvessero questa equazione e che quindi fossero quei valori di x che mi rendessero zero proprio tutto il polinomio. Qui, diciamo, quindi avendo trovato questo 1 e questo meno un mezzo, sapevamo già le soluzioni. Quindi da notare che se avessimo sostituito anche 2 terzi e quindi avessimo costruito la tabella iniziando anziché dall'1 o dal 2 terzi, la tabella sarebbe comunque funzionata, ci avrebbe dato altri numeri, che però ci avrebbe restituito le stesse identiche soluzioni. Finito questo grosso esercizio con Ruffini, io vi rinnovo l'appuntamento alla prossima lezione, spero che la lezione vi sia piaciuta, grazie per l'attenzione, ci vediamo alla prossima puntata di Andrea al Matematico, se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, mettete un bel like e ci vediamo alla prossima puntata.